perché abbiamo con noi il sindaco di Napoli, De Magistris, torno da lei tra pochissimo. Dunque, buongiorno sindaco di Napoli, salve, ben trovato. Buongiorno. Senta, sindaco. Molto male, si sente molto lontano, sento molto male. Provo ad alzare la voce. Allora, la situazione legata alla pandemia continua ad essere all'ordine del giorno, c'è tra l'altro la sospensione di AstraZeneca. Qual è la sua impressione su quanto sta accadendo in questi giorni? Dovete un po' aggiustare l'audio perché diciamo è pessimo, comunque compreso in qualche modo la domanda. La situazione è di assoluta incertezza da un punto di vista nazionale ed internazionale con riferimento al ritiro dell'AstraZeneca dalla somministrazione. Adesso tutti quanti sono in attesa della decisione che verrà presa domani dai vertici preposti a questo. Ci auguriamo che arrivi una risposta più rassicurante, perché nessuno offre una parola di chiarezza e quindi questo complica la situazione, perché le persone da una parte sono preoccupate di contrarre il virus che cresce, i morti di ieri sono oltre 500, dall'altro c'è una campagna vaccinale che suscita comunque fiducia, in alcuni anche e ottimismo forte che si stia per uscire dalla pandemia, e da un giorno all'altro, anzi un giorno ritirano, poi revocano il ritiro, poi ritirano un'altra volta, poi ti dicono che non si sa qual è la situazione. Ci auguriamo che possa arrivare una risposta certa, perché il vaccino sembrerebbe l'unico modo per uscire da questa tragedia, e quindi aspettiamo che gli organi istituzionali, tecnici e scientifici e non politici, diano una parola, quindi la scienza, la ricerca, la medicina, dia una parola rassicurante alla popolazione, fermo restando che insegna la storia dei vaccini che qualche contraindicazione, qualche effetto collaterale, soprattutto se si va a numeri di milioni e milioni, il mondo intero che si vaccina, non possiamo pensare che non ci siano, purtroppo, questo ce lo insegna la scienza, dei casi che possono essere anche molto gravi e alcune volte addirittura mortali. Sindaco, far recuperare fiducia alla popolazione, secondo lei, è quello che ha detto tra l'altro testé, sarà difficile, ecco, dopo questo stop? No, io penso che invece si può riacquistare fiducia, forse anche più di prima, purché ci sia chiari su questo. Cioè, non può esistere che il governo, ad esempio, un giorno dica: non vi preoccupate cittadini italiani, l'AstraZeneca è sicura. Poi c'è stato un morto, sarà la magistratura a verificare, ma state tranquilli, andate a fare il vaccino con tranquillità, perché non c'è nessun motivo di preoccupazione, non c'è motivo perché si sequestri e si interrompino i vaccini, e il giorno dopo queste dichiarazioni i vaccini vengono ritirati cautelativamente e temporaneamente dal mercato. Ecco, questo poi dimostra sfiducia nei confronti del governo, cioè sfiducia nei confronti di chi dovrebbe rassicurare. Allora forse adesso è venuto il momento che la rassicurazione venga domani, dopodomani, dagli organi scientifici, dagli organi sanitari, dagli organi preposti al controllo dei farmaci, e magari da parte del Presidente del Consiglio, che a nome di tutto il governo, rappresentando l'unità del governo nazionale, dica agli italiani che possono tranquillamente, ce lo auguriamo tutti, riprendere con le cautele necessarie, che sono sotto il controllo dei medici, se alcuni hanno delle patologie, alcuni devono magari prendere un vaccino invece che l'altro, fare una verifica attenta, e tutti quanti ci andremo, come giusto che sia, secondo me, a vaccinare. Collegandomi su quanto da lei detto per quanto riguarda il Premier, ecco, occorrerebbe un chiarimento da parte del governo. Certo, a proposito sindaco, ci sono le prime critiche mosse a Draghi, troppo silenzioso, quasi agli antipodi rispetto a Conte. Io non la sento, cioè, mi dispiace, mi dispiace, dicevo di un Draghi probabilmente troppo silenzioso rispetto ad un Conte agli antipodi per quanto riguarda un chiarimento maggiore nei riguardi appunto della cittadinanza su quanto sta avvenendo. Guardi, io non è che devo fare una valutazione non ci mancherebbe altro, sulle condotte di un Presidente del Consiglio piuttosto che un altro. Io parlo da italiano, da cittadino, da uomo delle istituzioni, da sindaco. Bisogna parlare con chiarezza, cioè la gente è in questo momento disorientata,
è fiaccata psicologicamente, non solo psicologicamente, anche economicamente, socialmente, dal punto di vista di salute, da questa pandemia, perché la pandemia ha prodotto oltre 100.000 morti, ma ci sono tante persone che stanno morendo perché non si possono più curare, alcune malattie non vengono più curate, cioè c'è una situazione, per non parlare del quadro economico, se c'è incertezza pure sui vaccini, allora che ci sia una incertezza fisiologica sugli effetti, e beh, quello più o meno lo sappiamo. Evitiamo però, come dire, silenzi, decisioni discordanti, mancanza di puntualità e di chiarezza. Adesso aspettiamo domani, perché mi sembra che domani è la giornata, se ho capito bene, in cui ci saranno delle verifiche, degli approfondimenti. Poi a quel punto chi ha la responsabilità pro tempore di governare il paese e che quindi ha proclamato anche l'emergenza nazionale sanitaria, quindi il governo nella sua massima espressione, dica agli italiani che ci si può andare con tranquillità a vaccinare. Questo credo sia la cosa importante, perché senza vaccini credo che noi non ne usciamo, e vediamo che sta accadendo negli Stati Uniti. Se ascoltiamo il presidente Biden, ha detto che per maggio tutti gli americani che lo vorranno al di sopra di 18 anni saranno vaccinati. Noi stiamo al 2%, 2,5% della popolazione che è stata vaccinata. Cioè noi penso che se continuiamo così andiamo a maggio del 2022 per avere la vaccinazione di massa. Intanto la crisi economica si amplia, sindaco, le proteste da parte delle categorie. Sì, la situazione economica peggiora di giorno in giorno, non sono più sufficienti i ristori della prima ora, ristori lenti, inadeguati, farraginosi, ristori, compensazioni, risarcimenti, come lo vogliamo chiamare, che non arrivano proprio. Tra l'altro ad alcune categorie che ancora non sono mappate, non sono individuate. Io credo che stiamo adesso al giro di boa, visto che è finita anche la Coppa America nel New Zealand, cioè stiamo praticamente nel giro di boa finale, adesso si diano risposte forti, convincenti, autorevoli da parte di un governo che è cambiato evidentemente anche per dare risposte, questo è stato detto, no? Risposte più rapide sulle vaccinazioni, per ora non ci sono state, anzi abbiamo addirittura un sequestro in atto, velocizzazione del recovery fund, finora non c'è stato, però diamo tempo al governo, un miglioramento nell'attività dei ristori, diamo tempo, perché non è un governo in 20 giorni, in un mese può fare miracoli, però gli italiani adesso attendono concretezza, attendono fatti, perché veramente stiamo tutti quanti allo stremo. E non ho citato gli enti locali, perché sennò può sembrare che stia giocando una partita di interesse in quanto sindaco, ma gli enti locali ormai stanno allo stremo, e se gli enti locali stanno allo stremo non possono garantire i servizi ai cittadini, non è l'ente locale in quanto tale, il sindaco in quanto persona fisica. Se noi siamo allo stremo economicamente, c'è un crollo ulteriore di una serie di servizi che non fanno poi riprendere l'economia, non fanno riprendere la vita con la qualità che tutti quanti si aspettano. Intanto, sindaco, la nuova nomina di Enrico Letta quale nuovo segretario del partito del PD cambieranno gli scenari politici in occasione delle prossime amministrative, ma soprattutto anche in considerazione dei rapporti tra Letta e De Luca? Guardi, questo non, anche qui dobbiamo dare del tempo. Il segretario Enrico Letta, che saluto e cui auguro buon lavoro, ovviamente si è insediato da pochi giorni, ha una serie di dossier dedicati politicamente parlando da affrontare, innanzitutto il governo, le cose di cui abbiamo parlato, un paese piegato da un punto di vista economico e sociale, una campagna di vaccinazioni che arranca, il PD faceva parte ai vertici sia del Conte 2 sia adesso del governo Draghi, quindi ovviamente deve dare delle risposte. Sicuramente le amministrative, le regionali in Calabria rappresentano altri passaggi politici particolarmente delicati, soprattutto poi deve dare risposta a quella che è la denuncia di Zingaretti, non ce lo dimentichiamo, perché il segretario nazionale uscente del PD, che è stato segretario per tanto tempo, ha detto del suo partito che si occupa più che dell'interesse generale delle poltrone, quindi credo che Letta ha parecchi temi da affrontare. Sulle amministrative non so se cambierà qualcosa, staremo a vedere, insomma diamogli il tempo di affrontare i nodi delle elezioni amministrative nelle grandi città, anche nei comuni più piccoli, e vediamo quale sarà la posizione del Partito Democratico.
Grazie Sindaco, la ringrazio della disponibilità, le auguriamo una buona giornata anche a lei, grazie. Grazie al Sindaco di Napoli Luigi De Magistris per essere stato con noi. Tra pochissimo noi riprendiamo con l'inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita e naturalmente tutto ciò che bisogna scoprire all'interno di queste grotte, all'interno di questo viaggio magnifico, qual è l'inferno dantesco, ma soprattutto cos'è che possiamo ancora apprendere oggi nel 2021 attraverso il sommo poeta Dante, lo scopriamo tra pochissimo, restate con Mattia 9, pubblicità.